In un'epoca dove molte relazioni sono di natura virtuale, cioè vengono gestite molto poco su un piano reale, su un piano d'incontro, e molto invece diciamo virtuale, quindi con incontri, diciamo così, via Skype o comunque su piattaforme dove si può comunque comunicare, parlare, vedersi, comunque anche con comunicazioni, diciamo, tramite social network, queste cose qua. Molte sono le relazioni che nascono e restano su un piano prevalentemente virtuale, dove le persone magari si incontrano raramente. Questo è dovuto soprattutto alle distanze, perché le relazioni virtuali, che sono anche molto coinvolgenti, restano su un piano virtuale perché spesso le distanze sono tali da impedire, diciamo, alle due persone di incontrarsi frequentemente. Se poi sono molto molto elevate, gli incontri sono veramente, si contano sulle dita di una mano nel corso di un anno, ad esempio. E quindi a queste relazioni virtuali spesso si associano i tradimenti virtuali. I tradimenti virtuali sono sostanzialmente altre relazioni virtuali parallele, fondamentalmente, che fanno da satelliti alla relazione principale, fondamentale. Spesso queste relazioni virtuali, questi tradimenti virtuali, restano soltanto virtuali. Talvolta possono diventare, diciamo, reali per, diciamo, occasionalmente. Ecco quindi che, diciamo, si generano le stesse problematiche dei tradimenti reali, con gelosie, con diciamo, cercare di controllare l'altra persona da un punto di vista virtuale, ad esempio il famigerato WhatsApp, dove le persone, a meno di aver disabilitato, diciamo, alcune funzioni, riescono a sapere quando ti sei collegato, quando ti sei scollegato, qual è l'ora in cui hai mandato l'ultimo messaggio, eccetera, eccetera, per cui, oppure cose simili che possono avvenire sui social, e quindi si hanno tutta una serie di rincorrersi, diciamo, in modo virtuale, e i sospetti, diciamo, dei tradimenti virtuali diventano sempre più insinuanti, diciamo così. Ecco, tutto questo può essere divertente anche se viene vissuto fondamentalmente come un gioco. Il gioco della relazione, il gioco del tradimento diventa divertente. I problemi sorgono quando si prendono per reali sia le relazioni virtuali sia i tradimenti virtuali. Ci può essere sicuramente molto pathos, perché comunque, diciamo, è una sorta di trasferimento di quello che avviene nel mondo reale portato su un piano virtuale, dove l'unica mancanza, se poi andiamo a vedere, è quella del contatto fisico. Però, diciamo, questa mancanza è di fatto una mancanza sostanziale, per cui a livello di gioco può essere anche divertente. L'importante è rendersi conto che di gioco si tratta. È un po' come dire sognare essendo consapevoli che stiamo sognando. Il problema è quando non ne siamo consapevoli, per cui ci spaventiamo, ad esempio, nel sogno perché siamo inseguiti da una belva feroce. E allo stesso modo, diciamo, in una relazione virtuale ci spaventiamo o temiamo un tradimento anch'esso virtuale, che è, diciamo, come dire, può essere interessante, ripeto, perché ci genera emotività e tutto quello che genera emotività comunque va bene. L'importante è esserne soltanto consapevoli di questo, del fatto che appunto stiamo giocando e stiamo vivendo una sorta di sogno, insomma. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao.